Buona domenica ragazzi, ben ritrovati su Engine Granata. Oggi abbiamo delle cosine importantissime di cui parlare prima della partita di questa sera, che sarà Torino-Spal. Poi approfondirò un attimino questa cosa, ma allora. Le prime cose sono le Aic che se n'è andato o comunque diciamo ha accettato un contratto molto più redditizio al Betistas. Insomma, è andato in Turchia. Besiktas, e quindi, come avevo e come ho sempre detto nei video precedenti, secondo me era una pedina fondamentale e estremamente importante per il toro nostro caro. Però c'è stata una certa differenza fra quando ho visto che Nyang se ne stava andando. Eppure gli Aic, perché su Niang che se ne stava andando, sinceramente, non ho avuto alcun interesse a seguire, ecco, anche la vicenda calciomercato ora in questi giorni, perché per quanto mi riguarda è stato un flop pazzesco e quindi è bene che vada a fare esperienze magari dove possa rendere, insomma, di più. Ma gli Aic, appena ho visto la notizia, mi sono caduti un po' coglioni, insomma, diciamoci francamente, ecco, io capisco che ci sono molti tifosi a cui non piace il suo carattere, a cui non piace la sua caratteristica verve un po' aggressiva talvolta, un po' silenziosa, in disparte, priva di sorrisi, agitazione, ma per me rimaneva oramai l'unico con qualcosa in più. Fantasia, gioco, tecnica dell'attuale squadra, il rosa del Toro. L'unico a cui posso sperare, e per quanto ho potuto vedere, che possa, diciamo, avere caratteristiche tali, è Meite, che sinceramente mi ha entusiasmato, insomma, anche con il gol fatto contro l'Inter e per le giocate appunto che ha fatto vedere, ma questo è un altro argomento. Sono rimasto molto deluso da questa partenza e spero vivamente che il Toro possa ritrovare nei nuovi acquisti e nella quadratura di Mazzarri la motivazione per cui è stato lasciato andare così. Perché secondo me gli Aic non è un giocatore normale, è qualcosina di più. Nazionale, un nazionale, insomma, è andato, prenderà il doppio. Vabbè, insomma, la sua scelta, io non entro in merito, e ho già detto abbastanza il mio parere, insomma.
Oggi va ricordato, e qui apriamo un'altra parentesi, il compleanno del grande Ruggero Vizzitelli. Qui tornano alla mente tanti ricordi e gol nei derby, insomma, con l'allora Nedo Sonetti, mister. E ricordo ancora Anglomà, Abedi Pelé, insomma, in quella squadra, e Rizzi Gol, insomma, mi riporta a una gioventù, diciamo, e a tanti ricordi, Quindi facciamo tanti auguri al nostro Ruggero Vizzitelli. Poi un altro ricordo: nel 75 ci fu l'esordio di Pecci nel Toro poi vincente del 76. Quindi in quel settembre del 75 ci fu l'esordio di Eraldo Pecci. E altra cosa da ricordare, che 13 anni fa Urbano Cairo diventava il nuovo presidente del Torino Football Club. Ho letto molti commenti, molti pareri discordanti fra di loro. Obiettivamente, trofei e grandi soddisfazioni non ce ne sono state. Obiettivamente, ci sono stati dei passaggi iniziali dalla Serie B alla Serie A e viceversa. Diciamo che siamo riusciti ad entrare in Europa League, insomma, Coppa UEFA, ma lì anche lì c'è stato un altro discorso, insomma, perché il Parma non fu fatto entrare, quindi eravamo noi a seguire. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, diciamo, un punto di vista delle vittorie così in 13 anni non possiamo essere troppo entusiasti, insomma. Però dobbiamo anche essere obiettivi su altre cose, insomma, a cui io non l'ipocrisia non fa parte di me e la odio. Quindi dobbiamo dire che abbiamo tre giocatori in nazionale: Sirigu, Belotti e Zaza, nuovo acquisto, e tre giocatori in nazionale 13 anni fa noi non ce li sognavamo neppure. È stato ricostruito il Philadelphia, e 13 anni fa era una maceria. Possiamo avere giocatori come Meite, come Zaza, come Sirigu in porta, e 13 anni fa questo sarebbe stato impossibile. Quindi diciamo che bisogna un attimino pesare, a mio parere, poi potrete anche essere discordi, insomma, che ci sono delle cose positive e negative di questi 13 anni di Urbano Cairo. Io, ragazzi, ritornando alla partita di stasera, vedo tutti queste Mazzarri che ha detto: dobbiamo riprenderci la grinta del secondo tempo con l'Inter. Giustamente, l'avevo detto anche nel video precedente, insomma. Però andiamo a giocare con la spalla, ragazzi. Si torna un attimino all'argomento di cui inizio campionato dobbiamo misurarci con squadre un attimino più, tutto rispetto della spalla, ragazzi, tutto rispetto della spalla, un attimino più importanti da un punto di vista tecnico. Per me, do scontato che a Torino, in casa, allo stadio Grande Torino, con la Spal si vinca. Non voglio nemmeno pensare, perché sarebbe quindi forza Toro, forza ragazzi. Andiamo certamente con grande entusiasmo e grande forza,
andiamo a vincerla tranquillamente come dobbiamo fare e poi pensiamo alle prossime partite, ok? Io vi aspetto tutti quanti stasera per il video della partita. Vi ringrazio per la vostra presenza, vi auguro una domenica bella con i vostri cari, da soli, dove siete, insomma, divertitevi, fate quello che vi sembra più porti gioia, insomma, eh? Il vostro Angie che vi aspetta questa sera, ok, ragazzi? Mi raccomando, ci vediamo stasera. Ciao, ciao, a più tardi. Ciao, raga. Ciao, ciao.